Calendario dell'avvento 14. Danno fastidio queste caselle. Se no, qua cos'è? Un altro pennello. Lo sapevo. Devo aprirlo. Allora, com'è? Ah, quello da sfumatura. Sì, bello. Però non c'è scritto ecco, c'è scritto Essence. Bello, piccolo. Ci sta. Poi vediamo 14 qui cosa c'è. Allora, io non lo trovo mai. 14, ecco. Vedi un po', ma tu vedi un po', una prima avviso, 24 ore, ma guarda un po', io non le ho mai provate le creme della Nivea, oppure formato vendita, cioè, alla rosa, non la voglio aprire perché sto finendo quella di Lidl. Mi sto trovando bene, però questa qua è sicuramente da provare. Però bellissimo. Ora in pacchetto i regali, e uno non ve lo posso far vedere perché non lo so se mio fratello è ancora iscritto al mio canale, perché una volta me lo disse che era iscritto al mio canale, non lo so se lo è ancora, e l'altro non credo che si metta a vedere i miei video. È una bottiglia con dentro tutti gli accessori per il vino, per aprirlo o per conservarlo. È un'idea così carina, perché davvero non sapevo cosa fargli, visto che a lui piace il vino, ha un sacco di, cioè fa proprio la collezione, e davvero non sapevo cosa fare, cioè non volevo cadere sul banale, però ecco, vedete, anni due, cioè io e te, ecco tutto finito, forse quasi capisco cos'è, forse, ma cioè sono soddisfatta, dai. Ho usato anche i bigliettini che uscirono nei calendari dell'avvento di Essence, li ho sfruttati qua. Ta-da. Stiamo prendendo questi Marcelle, questa, no, sta qua la bici, si ferma sempre qua mia madre tutti i martedì, che prova a matta per le piante. Oh, che belli quelli rosa. Poi a 33 anni e mezzo capisci quando sia indispensabile il carrello per fare la spesa, indispensabile da vecchi, ma dove? Sono già stanca e non è ancora iniziata la giornata. Oh, ok, sono già stanca e non è ancora iniziato niente. Ecco, questa è la spesa del martedì. Non ce la faccio più. Ecco, pollo. Allora, ho preso l'ultimo regalo di Natale e poi ho preso questa cover per la mascherina, ma non so se
si mette sulla mascherina chirurgica, fatta così, si è da mettere diciamo sulla mascherina per renderla un po' meno triste. Bella, dai, ci sta. E ovviamente si lava, qua si apre. E si lava. Secondo me sono comode queste, perché con quelle poi brucicosa, mi piace. Poi alla bancarella delle piante che vi ho fatto vedere prima, ho preso questa qui, cioè io la volevo rosa, però mia madre ha detto no, dai, la prendiamo rossa. Dicendo, io volevo prendere questa pianta che non mi ricordo come si chiama, la begonia, non mi ricordo. Comunque c'era rosa, c'era un bel rosa, però mia madre ha detto no, dai, la prendiamo rossa, così la mettiamo davanti alla Madonnina. E quindi l'abbiamo presa rossa. Poi abbiamo preso quest'altra pianta, cioè vedete qua che bei colori, solo che adesso con la busta si è un po' rovinata, però vedete che bei colori, cioè questo, poi questo qua, cioè vedete che bello, poi giallo, le violette. Mia madre è fissata con le piante, ne ha un sacco, sarà che abbiamo il giardino, quindi ci possiamo dare la pazza gioia, però è davvero fissata, prende sempre una piantina il martedì, le piacciono molto. Ed eccomi qua finalmente oggi che mi faccio vedere, siamo arrivati al 14 di dicembre e oggi è martedì, però come sapete tutto un caos il martedì per me. Sto facendo il casino, mi sto mandando le cartellate. Cioè prima non mi piacevano così, mangiavo solo con lo zucchero, invece è da un po' che mi piace con il vin cotto. Sono troppo buone. Se vi trovate dalla Puglia, assaggiate questo dolce perché è buonissimo. Pure Maya lo vuole? No, tu no. No, Maya, vattene. Cioè, è troppo buono. E lo... Ma ormai sembra presente. Sempre presente lei. Su mangiare è presente su tutto. Ah. Quando si tratta di un angioio. Maya, sparisci. No. Lo so, sembra una cosa brutta, però stiamo facendo i mostaccioli. Sembra una cosa brutta, però questi me li porterò al lavoro. Che profumo. Come forma? Non si fanno così, ma faccio di però li faccio vedere. Posso far vedere qualcosa? Dai. Sono brutti, lo so, però sono buoni. Sono buoni, cioè dopo me li porto a lavorare questi. Tutti io me li mangio. È vero. Perché tu non te li mangi? Speriamo che vengano più belle morbide. È la prima volta che ci metti il miele, sì. Ci abbiamo messo il miele, chissà che ammorbidisce. Però ci abbiamo messo anche il lievito. E devo far vedere qualcosa, sennò poi è vuoto. È vuoto questo. Tanto da troppo sono finiti, dai. Non li faccio più. Non si vede, però. Mia madre dice sempre queste cacate per vedere, sì, devo, cioè, devo portare avanti questi vlogmas. Poi a voi piace far vedere, che vi faccio vedere le cose che faccio. E poi vabbè, quando vengo da lavoro vi faccio vedere come sono venuti. Nelle serie turche dicono ti mangio, e io ma pure a Maya voglio mangiare. Ti baci.
Non vuole che me ne vado. Maya, ti posso mangiare? Ti posso mangiare a te? No, dai, ci vediamo dopo. Oh, oh piccola. Maya. Dai, ma vengo, dai. Faccio presto. Ma viene Davide. Allora, questi sono i mostaccioli. Già li ho mangiati. Sono buonissimi. Poi qua sto facendo il plum cake con la macchina del pane che vi ho fatto vedere più volte. E ci metto questo con scorza di limone. Vediamo se effettivamente è valido. Sono valide queste bustine. Ed eccomi qua, arrivata a fine giornata, stanca, cotta e assonnata. Non lo so, ad ogni fine giornata mi sembra di non aver fatto mai abbastanza per quanto riguarda i vlogmas. Però, dalle recensioni, dei commenti, a voi sta bene così, quindi io continuo comunque a essere me stessa, perché devo fingere. E niente, noi ci vediamo domani se vi va. Per oggi è tutto, a domani, ciao.